Buongiorno a tutti. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo meraviglioso abito che io ho deciso di chiamare abito incantesimo, proprio perché il filato che ho deciso di utilizzare per realizzarlo è questo bellissimo filato di lame stricco che si chiama incantesimo e al suo interno ha il lame, anche se non si nota tantissimo, forse sul vestito si nota di più. Va bene, il colore che ho scelto io è il colore numero 9. Per realizzare questo vestito, che è una taglia 40-42, ho utilizzato tre gomitoli. Anche se del terzo gomito ho utilizzato pochissimo filato, diciamo che mi è servito per fare gli ultimi tre motivi per arrivare alla lunghezza desiderata del vestito. Quindi, se siete una taglia M con tre gomitoli ce la fate tranquillamente. Se invece siete una taglia che oscilla tra la ML e una taglia L, allora in questo caso vi consiglio 4 gomitoli. Io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4, ma se volete andare ad allargare o stringere la lavorazione, non dovete fare altro che andare ad lavorare con l'uncinetto del 3,5 se avete bisogno di stringere in alcuni punti, e invece dell'uncinetto del 4,5 se volete allargare un po' la lavorazione e renderla morbida su alcuni punti. Come sempre, in descrizione vi lascerò il link al sito Filati Elsa, dove potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori, e voglio farvi vedere altri tre colori che secondo me sarebbero perfetti per quest'abito, per farlo ancora più luminoso e farvi risaltare di più nell'occasione in cui lo andrete a indossare. Io ho deciso di andare su questo colore sfumato nero perché quest'abito lo indosserò per il matrimonio del mio papà e quindi non volevo essere troppo appariscente, ma avere comunque un vestito che mi rispecchiasse con i colori che solitamente io amo di più per queste occasioni. E quindi questo mi riavvicino così lo potete vedere. E queste sfumature che ricordano molto le stesse sfumature che utilizzai per il vestito che feci per un altro matrimonio qualche anno fa, solo che lì c'era del marroncino, qui invece abbiamo del beige, quindi comunque c'è del nero, molto poco, più che altro un grigio scuro, un grigio chiaro, un po' anche di questo beigeolino, che trovo veramente spettacolare. Come vi dicevo, voglio farvi vedere altri tre colori che secondo me sarebbero perfetti sempre per un abito. Questo blu, che veramente vi farebbe splendere tantissimo, il classico rosso che è intramontabile, e c'è anche questo qua, che è questo colore con le tonalità della terra, quindi il marrone scuro, il beige, il marrone chiaro, e con il lamé color proprio rame, se vogliamo chiamarlo così, che secondo me è perfetto anche questo per creare un abito eccezionale. Ma nel sito trovate anche altri colori, trovate il colore del viola e anche il colore del giallo, quindi potete anche il colore oceano, quindi potete fare questo vestito con i colori che più vi piacciono. Detto ciò, parliamo del motivo. Il motivo è semplicissimo, l'abbiamo già utilizzato per altre volte, si realizza ripetendo tre giri. La lavorazione questa volta non parte dal sotto, ma partiamo dal sopra, creando questo scollo molto ampio che, se volete, potete abbassare anche di più. Io infatti al matrimonio lo porterò indossato un po' più aperto, però in questa occasione preferisco tirarlo un po' più su. Comunque, si crea prima questo enorme scollo a barca e si vanno a fare i tre motivi. Poi si vanno a mettere i marcatori. Io ho ripetuto il motivo per tre volte. Per una taglia M vi consiglio 4 volte, e 4 volte anche per una taglia L. Quando andate a mettere i marcatori, non vi preoccupate, perché sotto andremo a fare delle catenelle che permetteranno appunto di avere un'ampia apertura per far passare le braccia. E io nel video vi faccio vedere quante catenelle ho messo io, ma vi dico anche quante catenelle dovete mettere se siete una taglia M o una taglia L, in modo tale da avere un'apertura maggiore qui sotto. E poi si torna a lavorare il motivo, quindi sempre in tondo, sempre i tre giri che servono per tutta la lunghezza. Come potete vedere, mi allontano di nuovo, la me il vestito diciamo che è abbastanza lungo, cioè arriva a metà cosce, se non anche verso un po' più verso il ginocchio, ma voi potete farlo anche più lungo, e in quel caso vi suggerisco, se volete fare che vi arrivi al ginocchio o anche sotto al ginocchio, vi consiglio di fare gli ultimi motivi con un uncinetto più grande. Se avete lavorato con il 4, con il 4,5 qui, andate anche a lavorare con un uncinetto numero 5, in modo tale che la lavorazione ceda ancora leggermente, in modo tale che quando camminerete non vi sentirete troppo scostati, mettiamo così, nella camminata, soprattutto per chi come me ha invece un'ampia camminata. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che questo vestito vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure come sempre mi potete taggare su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Vi dico già che sto pensando di, visto che mi è avanzato il filato, di fare un'altra versione
pressione di questa maglia lasciando all'inizio uguale ma cambiando qualcosa sotto anche filato, quindi fare la prima parte con l'incantesimo in avanzato e il resto con qualche altro filato per renderlo tipo una maglia o anche un vestito, però dandogli un taglio sotto diverso, magari cambiando anche il punto. Deciderò un po' il da farsi. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea incantesimo. Il colore che ho scelto io è questo, che è il colore numero 9, ed è il colore che va con le sfumature del grigio, del nero, un po' anche del beige, che trovo veramente molto elegante appunto per un vestito da grandi occasioni. Lavorerò con un uncinetto numero 4 e ho montato 144 catenelle. Partiremo dall'alto, lavoreremo in top down e creeremo il vestito con uno scollo largo, uno scollo a barca, quindi dovete prendere la circonferenza delle vostre spalle e andare a montare tante catenelle fino ad arrivare ad ottenere tale larghezza. Naturalmente se siete tipo 96 centimetri arrivate ad avere qualche centimetro in meno piuttosto che qualche centimetro in più, altrimenti lo scollo tenderà a cedere, anche se naturalmente noi alla fine andremo a fare un giro di maglie basse attorno a tutto lo scollo proprio per essere sicure che il vestito non ceda. Comunque io ho montato 144 catenelle, il multiplo su cui andremo a lavorare è un multiplo di 8, quindi mi raccomando andate a mettere tante catenelle tenendosi presente la circonferenza delle vostre spalle ma anche il numero del multiplo. Detto ciò possiamo andare a iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro dentro la stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, facciamo un'altra volta insieme, entro e vado a fare 3, entro nella quarta catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro dentro la maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte. Una e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte. Catenella di separazione, vado sopra l'ultima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3.
catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella di separazione. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo e ultimo giro, poi si ricomincerà dal primo e vi farò vedere naturalmente come fare. Andiamo a fare il terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella maglia di base per altre 2 maglie alte, quindi una e 2. Ho un totale così di 3 maglie alte. Prendo il filo, vado nell'archetto di separazione di una catenella e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado direttamente dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado nell'archetto di separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E si ricomincia da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia di separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado dove ho l'ultima del gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Continuo così quindi per tutto il terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare poi col primo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto le tre maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto vado a fare una maglia bassissima all'indietro, ossia torno tra il primo gruppo di 3 maglie alte e l'ultimo, quindi vado a fare una maglia bassissima al centro e vado a fare di nuovo il primo giro, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Rientro dentro dove ho fatto la maglia bassissima e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho il secondo gruppo di 3 maglie alte, quindi questo è il primo, questo è il secondo, entro nella seconda maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Salto il gruppo successivo, vado tra i due gruppi, quindi vedete questo è il secondo, quindi salto il terzo, vado dal terzo e quarto e ricomincio da capo andando a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo gruppo, entro nel secondo e vado nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto il terzo gruppo, vado dal terzo e il quarto e di nuovo da fare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ricomincio da capo, quindi vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo, entro nel secondo gruppo, vado dove ho la seconda catenella, maglia alta e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, salto il terzo gruppo, vado tra il terzo e il quarto gruppo e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi vedete, ho ricominciato a fare il primo giro. Continuo così quindi fino ad arrivare ad avere un centimetro che può equivalere al centimetro di una spallina. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi andremo a mettere i marcatori per poter creare il corpo del vestito. Questo scollo a barca, non avremo poi le maniche, resterà uno scollo a barca senza maniche, quindi non abbiamo bisogno
bisogno di farlo troppo alto lo scalfo, perché naturalmente resterà libero, quindi vi farò vedere come fare in modo tale da poter mettere i marcatori. E ripeto, non occorre fare tantissimi motivi, secondo me oltre aver fatto questo io ne farò almeno altri due e basta, per un totale di 3 motivi, quindi poi andremo a farne 4 per una taglia M e ne farete 5 per una taglia L, ma non di più. E poi vi farò vedere come andare a mettere i marcatori. Per adesso io continuo a lavorare questi 3 giri. Allora, come avevo pensato, ho ripetuto il motivo soltanto per altre 2 volte, quindi per un totale di 3 volte, e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io mi sono contata i gruppi di 3 maglie alte, contandoli a 3 3, vedete 1 2 3, e qui ne ho di nuovo 1 2 3, quindi ho contato a gruppi di 3 gruppi di 3 maglie alte, scusate la ripetizione, ma spero di essere stata chiara. E ho fatto in questa maniera: dove stavo iniziando a lavorare ho messo il mio primo marcatore, ho lasciato 3 gruppi di 3 maglie alte, quindi vedete alla fine sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gruppi di 3 maglie alte, e ho messo il secondo marcatore. Da sul davanti io mi ritrovo con un totale di 7 gruppi di 3 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 gruppi di maglie di 3 maglie alte, mentre dietro ne ho lasciate 18, quindi 3 in meno, perché avevo un motivo dispari, quindi quello dispari l'ho messo sul davanti, perché sul davanti vi ricordo che abbiamo il seno che quindi tira di più. E quindi dopo il 21° gruppo ho lasciato di nuovo liberi, così capite meglio, 9 gruppi di 3 maglie alte, e subito dopo ho messo il marcatore, in modo tale da trovarmi poi 21 gruppi di 3 maglie alte avanti, 18 dietro. Mi raccomando, per una taglia più grande rispetto alla mia, invece di 9 andate a lasciare 12 gruppi di 3 maglie alte da entrambi i lati, anche se noi adesso vedrete che andremo a fare delle catenelle in modo tale da allargare ulteriormente il nostro passaggio per le braccia. Quindi a voi vanno bene, perché altrimenti stringerebbe troppo, quindi taglia più grande mettete 3 gruppi di maglie alte in più rispetto a me, se siete una taglia M, andate a mettere 6 gruppi di maglie alte in più rispetto a me se siete una taglia L, e così via per quanto riguarda il marcatore, quindi questi qua liberi. Adesso noi andiamo a lavorare normalmente il nostro primo giro. Quindi ripetiamo il nostro primo giro e faremo in questa maniera. Lavoreremo qui dove abbiamo fatto i nostri 3 catenelle, entrando nella prima maglia alta, e poi andiamo a fare, come vi ho detto, normalmente il nostro primo giro, quindi 2 catenelle, andiamo nella seconda maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle, entriamo tra il terzo e il quarto gruppo, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al prossimo marcatore, e poi vi farò vedere quante catenelle andare a mettere a seconda della vostra taglia. Sono arrivata quindi dove ho il mio marcatore, vado a fare quindi le mie 3 maglie alte, dove ho l'ultima maglia alta, quindi 1 2 e 3. Adesso io vado a fare 14 catenelle, mentre chi è una taglia M ne vado a fare 25, chi è una taglia L ne vado a fare 36. Quindi ripeto, io che sono una taglia S, quindi una 40-42, vado a fare 14 catenelle. Una taglia M, SM o ML deve andare a fare 25 catenelle, chi è una taglia L, XL andate a fare 36 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lascio libere quindi quelle famosi 9 gruppi di maglie alte, vado dove ho il marcatore, vado dove inizia la prima delle mie 18 invece gruppi di maglie alte, e vado a lavorare normalmente di nuovo il primo giro. Quindi vado a fare le mie 3 catenelle dove ho la maglia alta, 2 catenelle di separazione 1 e 2,
Vado dove ho il secondo gruppo di 2 maglie alte, di 3 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare la mia maglia bassa, 2 catenelle e continuo a lavorare così fino ad arrivare al prossimo marcatore e fare come terminare e farvi vedere come terminare il giro. Poi inizieremo a fare il secondo e vi farò vedere come realizzarlo. Sto per arrivare quindi dove ho il mio terzo marcatore, ho fatto le 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta, l'ultima maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, due, tre. E di nuovo io adesso vado a fare 14 catenelle, taglia M25, taglia L36, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. 11, 12 e 13 e vado a terminare il giro, vado dove ho il marcatore, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta. Adesso vado a lavorare normalmente il mio secondo giro, quindi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro e andiamo a fare altre 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, andiamo, abbiamo l'ultima maglia alta e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella di separazione, andiamo, abbiamo la maglia bassa e facciamo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricominciamo da capo. Continuiamo così fino ad arrivare dove abbiamo poi le nostre catenelle e qui vi farò vedere come andare a lavorare. Sono arrivata quindi dove ho le catenelle e andiamo a fare in questa maniera. Ho fatto le 3 maglie alte, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione e vado a fare dove ho la prima maglia alta le mie 3 maglie alte. Allora, per chi ha messo più catenelle, adesso deve andare a ripetere. Dopo aver fatto la maglia bassa e la catenella, salta 2 catenelle, rifà i due gruppi di 3 maglie alte e termina poi come noi con una maglia bassa, la catenella e va a fare le 3 maglie alte qui. Quindi mi raccomando, chi ha una taglia M ripete e anche una taglia L, ripete per una taglia M una volta di nuovo le 2 maglie, i due gruppi di 2 maglie alte, di 3 maglie alte. Per chi ha una taglia L invece deve andare a ripetere per 2 volte questo motivo in modo tale da poter terminare con la maglia bassa e la maglia e la catenella. A questo punto, quindi, noi ricominciamo, andiamo a fare le 3 maglie alte, una, due e tre, catenella di separazione. E di nuovo andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Entriamo nell'ultima delle 3 maglie alte e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Continuiamo a lavorare così fino a ritrovarci dall'altra parte dove abbiamo di nuovo le catenelle e faremo di nuovo insieme il passaggio. Allora, sono di nuovo arrivata dove abbiamo le catenelle, quindi vado a fare la catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, mi raccomando, per la taglia M, la taglia L, ripetete partendo dalla catenella e facendo di noi due gruppi di 2 maglie di 3 maglie alte e terminiamo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella.
Quindi abbiamo terminato il secondo giro, adesso andiamo a lavorare normalmente il terzo giro, quindi non ve lo farò rivedere perché si torna a lavorare normalmente anche qui e andremo a ripetere poi tutti i nostri giri in tondo come abbiamo ripetuto di qui, solo che adesso abbiamo meno motivi rispetto alla parte superiore, o comunque io ho qui soltanto un motivo, invece qui ne avevo tre, quindi anche chi ha taglie più grandi dovrebbe ritrovarsi con almeno un motivo in meno rispetto a quello che ha lasciato qui. Detto ciò, io continuo a lavorare, vi dirò quanto lungo ho fatto il vestito, non lo voglio lunghissimo né troppo corto, quindi diciamo che vorrei che mi arrivasse a metà coscia, e poi vi farò vedere come andare a rifinire il bordo qui in alto per stringerlo un po' ulteriormente in modo tale da stare più tranquille che il vestito non ceda indossandolo. Naturalmente c'è chi volendo potete anche fare poi un giro di catenelle, cioè una lunga striscia di catenelle da far passare attraverso queste fori in modo tale da fare un fiocco sul davanti e stringere quindi ulteriormente la vostra maglia. Detto ciò, comunque ci vediamo dopo. Allora, ho terminato il mio vestito e io ho lavorato per 66 centimetri, terminando sempre con il giro dove ho tutti i gruppi di 3 maglie alte, quindi senza catenelle di separazione. Una cosa, se dovete allargarlo un po' in alcuni punti, non andate ad aumentare le catenelle perché altrimenti la lavorazione vi verrebbe più larga, cioè sarebbe più forata, ma andate a cambiare l'uncinetto. Potete passare tranquillamente a lavorare col 4,5 o col 5 a seconda di quanto dovete andare ad allargare la vostra maglia. Io il vostro vestito personalmente ho lavorato sempre esclusivamente con il 4, non sono neanche andata a stringere, ho deciso di lavorare sempre con il 4, però mi raccomando, se dovete andare ad allargare o stringere il lavoro per averlo un po' più aderente e più largo in alcuni, più morbido in alcuni punti, cambiate l'uncinetto. Come vi ho detto, alla fine io sono andata a fare un giro di maglie basse facendo in questa maniera: una maglia bassa sopra la maglia bassa, due maglie basse all'interno dell'archetto di 3 catenelle e una maglia bassa dove ho le 3 maglie alte, in modo tale da stringere ulteriormente la lavorazione e stare più tranquilla che indossandolo nei due le spalline non cedano troppo. Però se avete paura che indossandolo, e se siete tipi che gesticolano parecchio, potete fare una lunga striscia di catenelle, e io vi dico di farne almeno sulle 300 se non anche 400 se siete una taglia più grande, in modo tale da farlo passare tra questi fori e sul davanti fare un fiocchettino in modo tale che la lavorazione resti bella stretta. Detto ciò, il mio vestito si può dire che è terminato.